Buongiorno nell'amore del nostro Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Da lunedì al venerdì noi leggiamo sempre la parola di Dio a mezzogiorno oppure lo puoi riascoltare in ogni momento nel luogo dove preferirai. Noi vogliamo con questa iniziativa, io e te, leggere la parola di Dio insieme e lasciare la parola del Signore parlare al nostro cuore. Questa mattina noi leggeremo due capitoli della parola di Dio, Genesi capitolo 25 e Genesi capitolo 26. Dice così la parola del Signore. Poi Abramo prese un'altra moglie di nome Chetura. Questa gli partorì Zimran, Locsan e Medan, Madian, Isbac e Suac. Joksan generò Seba e Dedan, e i figli di Dedan furono Assurim, Letsusim e Leumin. E i figli di Madian furono Effa, Efer, Anok, Abida e di Elda. Tutti questi furono figli di Chetura. Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, ma i figli delle sue concubine fece dei doni, e mentre era ancora in vita, li mandò lontano da suo figlio Isacco, verso Levante, nella terra d'Oriente. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo espirò in prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni, e fu riunito al suo popolo. Isacco e Ismaele, suoi figli, lo seppellirono nella grotta di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Soar, Litita, di fronte a Manre. Campo che Abramo aveva comprato dai figli di Chet. Lì furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse suo figlio Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacai Roi. Or, questi sono i discendenti di Ismaele, figli di Abramo, che Agar, l'egiziana serva di Sara, aveva partorito ad Abramo. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele secondo le loro generazioni: Nebaiot, il primogenito di Ismaele, poi Kedar, Adbeel, Mibzan, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Yetur, Nafis e Kedma. Questi sono i figli di Ismaele e questi i loro nomi, secondo i loro villaggi e i loro accampamenti. Furono i dodici capi dei loro popoli. Gli anni della vita di Ismaele furono 137, poi morì e fu riunito al suo popolo. I suoi figli abitarono a Avila fino a Sur, che è di fronte all'Egitto, andando verso la Siria. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Questi sono i discendenti di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Pad Aram e sorella di Labano, l'arameo. Isacco implorò il Signore per la sua moglie Rebecca perché era sterile. Il Signore l'esaudì e Rebecca sua moglie concepì. I bambini urtavano nel suo grembo e ella disse: «Se così è, perché vivo?» e andò a consultare il Signore. Il Signore gli disse: «Due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore». Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel suo grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso, come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù, e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. I due bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe.
Or, mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: «Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco». Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: «Vendimi prima tutto di tutto la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo. A che mi serve la primogenitura?» Giacobbe disse: «Prima giuramelo». Esaù gliele giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e beve, poi si alzò, se ne andò. Fu questo il modo in cui Esaù disprezzò la sua primogenitura. Genesi capitolo 26. Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse: «Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché ti darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò la tua discendenza a tutti questi paesi, a tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che io gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi». Così Isacco rimase a Gerar. Quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: «È mia sorella», perché aveva paura di dire: «È mia moglie». «Non vorrei», egli pensava, «che la gente del luogo mi uccida a causa di Rebecca». Infatti, lei era di bel aspetto. Mentre era là da molto tempo, avvenne che Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco che scherzava con Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: «Certo, costei è tua moglie. Come mai dunque hai detto è mia sorella?» Isacco rispose: «Perché dicevo, non vorrei che essere messo a morte a causa di lei». E Abimelech: «Che ti ha fatto? Poco ci manca che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu ci avresti attirato addosso una grande colpa». E Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: «Chiunque toccherà questo uomo o sua moglie sia messo a morte». Isacco seminò in quel paese, in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Questo uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi di pecore, di mandre di bue, di numerosa servitù. I Filistei lo invidiavano. Perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo da Abramo, suo padre. E Abimelech disse ad Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco allora partì di là e s'accampò nella valle di Gerar e lì vi stabilì. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che vi erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo, che i Filistei avevano turato dopo la morte di Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui aveva chiamato suo padre. E i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra». Così egli chiamò il pozzo di Ezek, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo. E Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non litigarono. Ed egli lo chiamò Rekobot, perché disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese». Poi di là Isacco salì a Beer Seba.
Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: «Io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo». In quel luogo egli costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda, e i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. Abimelech partì da Gerar e andò da lui con Ahuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: «Perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese?» Quelli risposero: «Noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te, e abbiamo detto: si faccia ora un giuramento tra noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Giura che non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dal Signore». E Isacco fece con loro un banchetto ed essi mangiarono e bevero. La mattina seguente si alzarono di buon'ora e si prestarono giuramento reciprocamente. Poi Isacco li congedò e quelli si separarono da lui in pace. Quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare notizia del pozzo che avevano scavato, dicendogli: «Abbiamo trovato dell'acqua». Ed egli chiamò Siba. Per questo la città porta il nome di Be'er Seba fino ad oggi. Or Isaù, all'età di 40 anni, prese in moglie Giudit, figlia di Beeri, itita, e Basmat, figlia di Elon, itita. Essi furono causa di profonda amarezza per Isacco e per Rebecca. Parola del Signore. Noi abbiamo letto Genesi capitolo 25 e 26, ma io ti aspetto domani mattina quando noi continueremo a leggere la parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, e che il Signore possa benedire potentemente la tua vita nel nome di Gesù.